schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video per fare la targa fantasma ragazzi, o meglio per avere una targa bianca, pulita, bella pulita da poter utilizzare per tutti i glitch. Allora, il primo passo che dovete fare ragazzi è quello di duplicare l'auto, insomma, dentro al centro operativo mobile. Quindi vi dovete rifare alla live di prima e al glitch di prima, o meglio, per fare il glitch, adesso ve lo vado a spiegare. Dovete prendere un'auto, ovviamente i requisiti sono sessione solo in video, così non ve rompe il cazzo nessuno, una Sultan dentro al centro operativo. Quando avete questi requisiti dovete uscire dal centro operativo con la Sultan senza fare nulla e poi dovete rientrare nel centro operativo in questo modo. Dovete accelerare contro il centro operativo mobile e premere freccia tenendo accelerato fino a che non compare il cerchio bianco in basso a destra. Quando compare il cerchio lasciate, come avete visto il centro operativo si bugga. Una volta che siete dentro premete il triangolo e la freccia giù, salite in auto, accelerate, andate verso il muro del centro operativo e rilasciate la freccia giù e il triangolo. Dovete rilasciarli ragazzi, dovete provare svariate volte, ovviamente non è che il glitch riesce così pim pam a prima botta, a primo colpo, insomma, come vedete neanche a me riesce a primo colpo, anche nella live non mi è riuscito subito, quindi dovete avere un pochino di pazienza ragazzi. Una volta fatto questo, l'altro passaggio che dovete fare lo andremo a vedere in seguito. Allora, innanzitutto andiamo a duplicare il veicolo in primis, quindi vado a ripetere, come avete visto non mi è riuscito subito, quindi vado a ripetere, entro nel centro operativo ragazzi. Dal momento che sono uscito con l'auto non serve che io esca dal centro operativo con l'auto, quindi vado a premere triangolo e freccia giù, accelero in maniera che l'auto si sposti come vedete e poi rilascio freccia giù e triangolo. È abbastanza semplice ragazzi, è veramente semplicissimo. Se tutto andrà bene vi troverete fuori senza auto e il centro e nel centro operativo ci sarà la vostra duplicazione ragazzi. Quindi come in questo caso avete visto, questa è la duplicazione. A questo punto che cosa dovete fare ragazzi? Il passo successivo è uguale a quello del glitch, andate in Warstock e in Warstock dovete comprare l'officina ragazzi. Dopo che abbiamo comprato l'officina nel terzo slot passiamo al passaggio successivo. Intanto compriamo l'officina, salviamo il tutto, aspettate un attimino che mi sono rincoglionito, quindi automaticamente adesso ci ritroveremo la nostra Sultan RS nel centro operativo ma nell'officina. Ve la faccio vedere ragazzi. Una volta che abbiamo la Sultan RS nell'officina, per ottenere la targa fantasma non dobbiamo fare il passaggio delle duplicazioni ma dobbiamo fare questo procedimento. Saliamo sulla Sultan, andiamo in targhe e facciamo una targa qualunque, mettiamo ragazzi, di qualunque colore, di qualunque numero, insomma come sia raga, come cazzo ve pare. Scendete dalla Sultan e uscite fuori ragazzi. Una volta che sarete usciti fuori ragazzi, come vedete in minimappa c'è il veicolo, anche se noi non siamo usciti dal garage senza con altri veicoli, comunque il veicolo c'è. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere questo veicolo che è spawnato fuori e lo andiamo a vendere ragazzi. Il passaggio è abbastanza semplice.
quindi andiamo da Bennis, perché io mi trovo da Bennis e vado a vendere questo veicolo. Quindi vendiamo il veicolo, ragazzi, e il passo successivo è abbastanza semplice. Una volta che abbiamo venduto il nostro veicolo, torniamo nel centro operativo, ragazzi. Saliamo nella Sultan, che è dentro il centro operativo. Premiamo freccia destra, come vedete la targa è ancora quella lì. Poi premiamo cerchio e usciamo dal centro operativo con quella Sultan, ragazzi. Come vedete la targa è diventata bianca, è cambiata, ragazzi. A questo punto non ci resta che salvarla. Questa targa può tornarci utile in molte duplicazioni, perché non avendo numeri, non avendo nulla, è abbastanza utile. Quindi a questo punto dovete entrare in garage, ragazzi, e dovete metterla in un posto, sovrascriverla ad un'altra auto che avete in garage. Io ho questa LG, la metto al posto della LG e ho la mia targa bianca, ragazzi. Come vedete è abbastanza semplice il glitch, abbastanza facile da fare. Detto questo, spero che approfittiate di questa cosa, che utilizziate questo glitch per fare tante duplicazioni. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti. Just a simple man, all I want is money plus the fame. I'm a simple man, Mr. International, player with the passport, just like a Latin switch, get you anything you ask for, either him or me, the champagne and the sea, favorite of my homies, movie flaws on our